che il festival vuole avere un'attenzione, un tono di luce acceso anche su internet, e per scelta non si è deciso di premiare, diciamo così, i siti più grandi, più famosi, che ovviamente collezionano premi e sono diciamo di più all'attenzione generale, ma un sito giovane, il sito MediaGol, che è rappresentato da William Anselmo, che prego di salire qui sul palco, per me non dare un nome, direttore di un sito di Palermo, per questo parlare. Arriva il microfono e arriva anche il premio, arriva anche il paladino. Allora, parliamo un attimo rapidamente di questo sito. Sì, intanto io ringrazio l'Internazionale dello Sport di Passion, Paladino d'Oro, è un premio prestigioso, se penso che in questo palco sono saliti giornalisti di un certo calibro, non so, qui accanto a me. Intanto tu. Penso che una cosa sia importante questa sera, perché vedo che ci sono tanti giovani, molti di questi sono palermitani. Io ho la fortuna di aver cominciato questa avventura, aver fatto azienda qui a Palermo. La mia speranza è che Palermo possa regalare soddisfazioni di questo tipo, non ci sia bisogno di andare fuori per avere dei riconoscimenti di un certo tipo. Quindi questo paladino lo dedico ai palermitani, ringrazio Palermo perché vengo premiato qui e ringrazio soprattutto la redazione di MediaGol che è qui in qualche modo. E soprattutto bravo per aver scelto di lavorare nella tua terra e di crescere nella tua terra. È una bella finale. Prego, la consegna di premio. Complimenti. Pensate importante anche per la scuola, no? Rapidamente anche per quello che riguarda, cioè, quando un giovane decide di rimanere qui e di lavorare qui e di misurarsi in un campo complicato con l'informazione sicura attraverso internet, è un bel segno. Sicuramente dovremmo riconoscere una virtù importante che è il coraggio. Qui tutto è difficile, però alcune più soddisfazioni forse. Ci sono sempre energie in questa terra che sono buone per ricostruire il futuro. Grazie, grazie a Rodano Leone, grazie e complimenti.